Novità, Ray? Josh ha trovato qualcosa di strano dall'hack del razzo. È codice, ma i commenti sono in cinese. Oh, dimmi che i cinesi non hanno già hackerato la dorsale satellitare. Non i satelliti. I cavi sottomarini che collegano Cina e Stati Uniti. Ma non è questa la cosa che ci interessa. La Bloom monitora l'hack. Josh dice che gli hacker stanno rubando i dati per fare soldi con la borsa di New York. Hacker che si danno all'insider trading. Non sarebbe la prima volta. No, ma senti questa. Il programma che stanno usando. Josh, rullo di tamburi? È un rilevatore di strutture. Mi ci gioco le palle che è il Bellwether. E la Bloom lo sa. E come mai non fa niente? Ecco perché ne parliamo. Non sappiamo niente di sicuro, tranne che gli hacker cinesi hanno usato il loro accesso per far sbarcare un carico a San Francisco. I container sono appena arrivati al porto. Do un'occhiata. Vader ha riso del video, affermando di avere il senso dell'umorismo. Eppure, voci di corridoio di Invite dicono che il suo avvocato ha inoltrato una diffida per far rimuovere il video. Before the corporation would invest in it, and now they acting brand new. I'm waving the flag for the culture. They looking at me like I'm a damn fool. Cazzo, che paura! Immagina cosa accadrebbe se il CTOS diventasse globale. In paesi senza leggi, i governi lo userebbero per schiacciare la popolazione. Sarebbe una catastrofe. Un vero incubo. E forse sta già accadendo. Come possiamo fermarli? Continuiamo a colpire i loro alleati, a mostrare i rischi, gli abusi. Sarebbe una battaglia persa combattere soltanto la Bloom. Dobbiamo distruggere la sua immagine e il suo marchio. Sitara, qual è il numero del container che sto cercando? LV-426. Davvero? Un numero così corto? Quasi, sì. Prima c'è SIBU-707. Ah, ok. Capisco. Ma ci sono altri container in mezzo. Devo trovare il modo di sbloccarlo. Forse abbiamo trovato una perla negli scarti della Galilei con su il nome Tidus. Ti ascolto. French e io stiamo pensando a un piano. Ti spiegheremo tutto quanto quando tornerai al garage. Ci sto. Thank you.
Cristo! No! Calmati, datti una cazzo di calmata! Indovina? Indovinello, da queste parti, chi è cinese e traffica in esseri umani? Gli anti-Shu Boys. Già. Beh, non ho mai visto un traffico di schiavi lussuoso come questo. I container sono molto meglio del mio ultimo appartamento. Ti mando una foto. Ricevuta. E questo chi è? E perché gli sanguina il naso? Noodle Translate non è suo amico. E non è nemmeno il solito carico. Che cosa ci dovrei fare? Vedi se trovi la sua faccia online. Deve essere uno istruito, se hanno fatto tanta fatica. Va bene, inizio con le scuole cinesi e ti aggiorno se scopro qualcosa. Ok. Benvenuto in America. Marcus, ho il nostro uomo. Cosa abbiamo? Laurea alla Shanghai Jiao Tong University. Poi un doppio master in statistica ed economia. È un genio. Hanno bisogno di lui per analizzare i dati del mercato azionario. E così gli anti-Shu Boys sono entrati nel mondo dell'insider trading. Ha un contatto a Chinatown che ha legami con gli anti-Shu Boys. Ti mando le sue coordinate. Magari lui sa qualcosa. Conosci questo tizio? Vattene, stronzo, ho da fare. Sì, e hai un bel caratterino, vero? Senti, so che gli anti-Shu Boys lo stanno portando qui. E voglio sapere perché. No, non so chi cazzo è. Non ci conosciamo tutti. Sitara dice che mi puoi aiutare. Dammi qualcosa almeno. Perché non l'hai detto? Anti-Shu ha un ufficio nella società di import-export in Gold Street. I registri sono lì. Ma devi dire a Sitara che ora siamo pari. Sì, sì. Grazie. Ascoltate, sto seguendo una traccia a Chinatown. Penso sia un covo degli anti-Shu Boys o roba simile. Vi faccio sapere se scopro qualcosa. Ok, ci serve qualsiasi cosa che possa collegarli al mercato azionario.
dirmi che sta succedendo. Sembra promettente. Vediamo che nascondi. Hai niente di buono? Documenti. Sai il cinese? No, ma so leggere mappe e schemi. Mappe e schemi di cosa? Sembra una server farm. Reti di computer, generatori. Si trovano in acque internazionali, ma sul cavo fra Cina e Stati Uniti. La marina cerca di tenere barche e sottomarini lontane dal cavo da anni, ma è un'area enorme da coprire. Non se ti forniscono le coordinate. Grazie, Anti-Shoe Boys. Bene, ora vattene da lì. Tirare la barca, esaminarla e magari scoprire perché la Bloom lascia usare il Bellwether nel mercato azionario. Unico problema, è fuori portata. Ok. La barca non sarà legata al CTOS e userà dei protocolli cinesi. Ma ho una soluzione, facile facile. Ti faccio entrare io. Devi portare il telefono in un posto aperto. Ti mando le coordinate di un faro a Marine. E dai un'occhiata in giro. La vista è spettacolare, Hacker. Arrenditi e accosta subito!
è fatta e ora sono pronto. Ehi, Ray, non mentivi sulla vista. Non mento, amico. Siete tanto carini. Pronto, Ray? Sì, i protocolli ti aspettano. Voglio vedere che c'è sulla barca. Qual è il piano? Se ho letto bene la mappa, e so che è così, ci sono telecamere da hackerare. Li spierò dall'interno. E poi? Ruberò tutto il rubabile. Appena capisco come. Sei pazzo! Mi piace. Voglio il server principale. Bisogna avvicinarsi il più possibile. Vado dentro. Forza, amico, non tenerci sulle spine! Cosa vedi? Cazzo, non scherzano affatto questi. Vedo un sacco di hardware costoso. E c'è un profilo admin, ma devo mettermi a cercare le credenziali di accesso. Ci sono nuovi hacker in arrivo, perciò voi dovrete fermarli. Fatemi vedere. Stiamo a fare spagnia e micro su questa merda. Accidenti, che giocattolo. Roba di Josh o roba di Sitara? Roba che va a batteria. Posso controllarla in remoto. Ora mi stai prendendo in giro. Non lo so. È meglio non saperlo. Smetti di chiedere. Sarà meglio per te e per me. Questa stanza sembra importante. Oh, adoro la gente che lascia tutti i propri account loggati. Ho trovato un nome utente. Nuovi hacker in arrivo, perciò voi dovrete fermarli. Fategli vedere cosa fare e... Forse ho trovato la password. Tu capisci il cinese? È una sequenza numerica. Direi di provare. Credo di poter accedere ai sistemi della nave ora. Bene. Devi tornare al profilo admin.
Ci sono. Hai idea di come portare la barca più vicina alla costa? Manometti l'indicatore del carburante, così penseranno a una perdita. Sì, niente male. Ok, ho manomesso i comandi. Pensano di non avere carburante. Verranno a fare il pieno. Wow! C'è una barca che ti aspetta al porto a Marina.